cosa ti copio adesso. Nero rosso! Ciao a tutti, giocatori, giocatrici, semplici curiosi. Noi siamo i Giullari e vi diamo il benvenuto nella nostra mansarda per un nuovo gameplay. E qui sul nostro tavolo Ars Lignea abbiamo già setappato Couleur de Paris, che finalmente riusciamo a mostrarvi. Sì. Questa partita, essendo stato fatto il setup per due giocatori, ci sono tutti questi tassellini che bloccano alcuni spazi azione e ci sono solamente tre piedi con tre dipinti, gli schemi dei dipinti che andremo a pitturare. Che normalmente sarebbero quattro altrimenti, però vabbè, questa è una differenza sul gioco a due. Altra cosa che faremo è quella di giocare con le carte bonus e con le abilità uniche dei maestri, dei pittori famosi dell'impressionismo, ovvero entrambe le varianti, i due moduli che sono presenti all'interno del gioco, così lo vedete proprio al suo massimo della forma con tutto quello che si può buttare dentro la scatola, cioè dentro il gioco dalla scatola. Ambientiamo un po' questo Couleur de Paris, noi siamo a Montmartre. E dobbiamo fare un quadro bellissimo, più bello degli altri, per riuscire a entrare nella cricca dei grandi pittori. E quindi diciamo che è una competizione amichevole e abbiamo appunto dei pittori dal nome abbastanza famoso che ci danno una mano. Esatto. Io ad esempio ho Monet. Giusto. E Albi. Io ho Degas. Se ne danno Degas. Degas. Va bene, io ho Razzo de Gaghe, sono solo fatti miei. Ma si può, va bene. Aveva avuto troppo Jägermeister anche Valentina come Razzo de Gaghe. Quindi di questi personaggi se ne danno due a testa e se ne sceglie uno. È una roba che abbiamo già fatto e quindi siamo pronti a partire. E primo giocatore è colui che per ultimo ha usato una tavolozza di colori, che ovviamente non sono io, ma no, è io, la signora, io sono l'artista. La pasticciona della famiglia, anche perché, vabbè, diciamo che Albi quando disegna solo quando si gioca a Pictionary, che non giochiamo da anni, e disegna solo caffettiere, ma le disegna molto bene, però si disegna le caffettiere. Non specializzato. Comunque, Raz. Signor Bialetti. Quindi abbiamo tre pittori. Sì, mi devo già soffiare il naso. Tre pittori e niente, andremo come prima fase, andremo a posizionare i nostri pittori qua, su questo tabellone. E io cosa voglio fare? Ah, vi dico che il mio Monet mi aiuta nel momento in cui vado a prendere del pigmento giallo, posso subito andare a dipingere due colori gialli su un dipinto che avrò forse in futuro. Su uno o due, puoi anche splittarli su più dipinti. Allora, io senza saper né leggere né scrivere né i nomi dei pittori, mi metto qua. Sei proprio, guarda. E io mi metto qua. Simpatica come una mosca. Sei una simpatica umorista. Poi vengo a mettermi. Non è che ci siano poi così tante cose da poter fare, ma qua. Mi metto qua. Oppale. E sì, voilà. E io potrei anch'io buttarmi di mezzo a prendere, ma no, facciamo questo. Allora, mentre lui pensa agli spazi, ce ne sono alcuni che sono esclusivi per un giocatore, altri in cui ci si possono mettere due giocatori. Se stesse giocando in più, addirittura spazio per tre giocatori. Anche questi qua al centro sono esclusivi, a parte questa azione qua, c'è l'infinito, ovvero infiniti pittori possono andarli. Comunque, vai, iniziamo, quindi sei tu la prima. Tocca a me, quindi. Finita la prima fase, seconda fase, sdraiamo sempre a partire dal primo giocatore un omino e facciamo quell'azione. Sdraio il pittore. Quell'azione lì mi permette di aumentare il tracciato. Hai già sdraiato quello? Sì. E io cosa ti copio adesso? Prenderei tantissimi gialli. Del pigmento, vabbè. Due schiaffi, ti do. Sì, vabbè, ma non mi interessa. Mi fa aumentare il tracciato del pigmento, quindi spendo due colori che voglio. Perché bisogna spendere due cubetti di qualsiasi colore e aumento anche bianchi, anche ma bianchi, non neri, e aumento il mio tracciato dai tubetti di colore. E allora io vengo a fare subito l'azione di copia, che posso solo copiare un pittore ancora in piedi mio dell'avversario che si trovi nella parte esterna del tabellone. Quindi copio questo, che mi dà cubi gialli. Quanti cubi gialli? Tanti quanti è indicato sul mio tracciato tubetto. In questo momento sono tre.
Quindi prendo 3 cubi gialli. Io vengo a prendere il giallo e, avendo aumentato molto furbescamente il tracciato del pigmento, ne vengo a prendere 4. Brava. 4. Io rifaccio l'azione di prendere gialli e ne prendo altri 3. E poi vengo a prendere cubetti bianchi, quanti cubetti bianchi, sempre facendo riferimento al tracciato del pigmento, quindi altri 4 cubetti. E io faccio questa azione che mi consente di aumentare il secondo tracciato, quello della tavolozza. Anche qua, sempre spendendo 2 cubi qualsiasi, io spenderò 2 gialli, avanzo. Questo mi dice quanti colori secondari ottengo quando farò un'azione per prendere colori secondari. Mescendo i colori. Si dice mesciare i colori, no? Mescolare. Si mesce il vino. O come dice Pierino, okay. Mesce un vino. Abbiamo finito. Prego. Quindi è finita la fase. C'è quindi la fase di inizio del round successivo. Quindi si controlla di avere al massimo 12 cubetti sulla propria. 6-7. I cubetti neri sono esclusi da questo conteggio. Sì, bianchi no. Poi avessimo preso dei dipinti, delle carte bonus, vanno rifillate in questo momento. Poi, in realtà sì, vanno rifillate dopo che si è ruotato. Ruota la plancia, oh, che ruota di esattamente uno spazio. Così va a bloccare e sbloccare nuove azioni. E adesso, a partire sempre dal primo giocatore, uno dei lavoratori già in plancia nella parte esterna viene lasciato lì e quindi ha già io prenotato un'azione. Tolgo. Quindi questi non potranno essere quelli bloccati. E io bloccati. Lascio qui questo. E io anche. Anzi, però io sono il primo giocatore. Sì. Quindi io lascio qui questo. E io lascio qui questo. E questo mi torna. E tocca a me. Sì. Quindi. Ok. Vorrei già fare quello che credo, ma io mi metto qua. E mi metto qua. Allora, iniziamo. Io qua potrei scegliere o una carta bonus che, o un dipinto. Sì, le carte bonus per poter essere prese bisogna pagare il numero di cubetti scritto sopra. Ma io avendo monete, vengo a prendermi il dipinto. Ok, io aumento il mio track di tubetto spendendo 2 cubi qualsiasi, spendo 2 cubi gialli e quindi d'ora in avanti ne prenderò anch'io 4. Poi vengo a prendermi il giallo, ne prendo 4 e grazie al mio amico Monet 2 li posso mettere direttamente sul mio dipinto. Bella la vita, eh? Ti piace vincere facile. Molto. Io vengo a fare cubi verdi. Per fare colori secondari, quindi il verde, il viola e l'arancione, si danno via i 2 cubetti necessari a ottenere quel colore. In questo caso per fare il verde do via un giallo e un blu, come tutti sappiamo, e prendo dei cubetti verdi. Quanti? Quanto mi dice questo tracciato? Quindi prendo 3 verdi. Mi prende l'occhio. E grattalo. Come tutti sappiamo. Allora, niente, devo prendere il rosso e ne prendo 4. Ok, ultima mia azione, vengo qua e io scelgo di prendere questo quadro che varrà se lo completerò 16 punti. Quindi fine del round, si controlla di non avere più di 12 cubetti. Io devo buttare 3 cubi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cubi, pigmenti. Perché sono, li buttiamo perché li abbiamo lasciati lì troppo e sono seccati. Perché ne abbiamo troppi e quindi non è che li usi tutti, seccano. Metti il tappo, scusa. Ne buttiamo 3, 1, 2 e 3. Okay. Ok, ruota la plancia sempre di uno spazio. Metto dipinti. Metti nuovi dipinti. E scelgo chi lasciare lì. Sì. Questo no, perché non mi piace. Io lascio qui questo. Oppala. E questi due li recupero. Allora, io ho. Ascolta bene le mie parole, io farò, cosa potrei fare? Allora, in realtà voglio fare questo. Mi piaceva Little Tony. Aspetta,
aspetta. Certo, ha visto dove la stavo mettendo. Io e aveva voluto... Stavo calcolando una cosa. Vai. Allora, iniziamo. Aumentiamo questo. Quindi, spento, due, metti. E aumento questo qua. Questo qua mi dice quanti cubetti posso utilizzare nel momento in cui faccio l'azione di pingere. Esatto, quindi quanti cubetti prendere dalla tavolozza e mettere sul quadro. Io copio e copio questa tua azione perché voglio questo quadro. Perché siccome l'abilità di The Guy è quella che quando avrò completato un quadro potrò prendere tre cubetti e spostarli su un altro quadro che ho. E quindi la mia idea sarà poi di spostare tre verdi da qua a qua o da qua a qua a seconda di quale dei due finirò prima. Così avrò bisogno di fare un po' meno verdi. Un cuore matto, matto da legare. Allora, dunque, iniziamo ancora a venire ad aumentare qua. Aumentiamo la tavolozza che invece ti dice quanti cubetti prendi quando mescoli colore. E io mescolo colore e voglio fare l'arancione adesso che mi serve per entrambi i miei dipinti. Do via un rosso e un giallo, come tutti sappiamo. E ottengo tre cubetti arancione. Non è così scontato. No. Soprattutto se, come un nostro caro amico Silvano, che ha la tipografia, che salutiamo, che ci starà sicuramente guardando, gli è arrivato lo stagista e che non sapeva come si mescolano i colori. E aveva stampato un foglio con delle scritte blu su un foglio giallo e si stupiva del fatto che il colore non fosse blu ma fosse verde. Era stato molto divertente quando ci aveva raccontato. E ho preso un dipinto. Bravissima, io divento primo giocatore e ottengo anche un cubettino bianco. Muy bien. Favore. Ok. Posto? A posto, sì. Gira la ruota. Yeah, yeah. Gira la ruota, yeah, yeah. Si refillano le carte. E io sono obbligato a lasciare qui questo perché è l'unico che ho esternamente. E io lascio... Così. Sono liberati, ricordi rosso qua, 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 qua. E allora io faccio quello e tocca a me piazzarlo. Sì. E io sai cosa ti dico? Che faccio anche questo. E che poi mi metto qui. Allora, con il mio ultimo. Eccomi, come sono stato veloce. Ok? Quindi sono io che parto a coricare i miei omarini e corico questo, dando via un cubetto bianco e un cubetto giallo, aumento il primo tracciato. Io prendo il giallo, ne prendo 4. E posso metterne subito due per i miei quadri. Io ora prendo cubi bianchi, che ne prendo 5, 3, 4, 5. Poi vengo a dipingere, posso dipingere mettendo due cubetti, quindi mettiamo il rosso, ok, e io con questa azione, dando via due bianchi, aumento ancora su questo tracciato. E poi vengo a prendermi quattro blu. E poi? Quattro azzurri. Brava, quindi io resto il primo giocatore, la ruota scatta di uno, si butta via se si hanno più di 12 cubetti. 4, 8, no, 12 giusti. Ok, e poi lasciamo lì un nostro omino a partire da me. Si rifillano le carte, fossero vuote, io devo lasciare lì quello, ma va bene. Non è poi un problema. Vadi! Qui! E qui! Allora, aspetta. Posto? Sì. Allora, io faccio come prima cosa, copio il mio omino in piedi qua. E quindi, dando via due cubetti qualsiasi, aumento ancora questo track. Track. Allora, io aumento il dipinto e dando via... Io non sto aumentando quell'ultimo tracciato lì, in realtà. Non abbiamo ancora detto come finisce la partita. Bravissima, io intanto
La partita finisce nel momento in cui prendo rossi. Un giocatore ha completato due dipinti, oppure nel momento in cui finiscono questi 5 cubetti neri. E questi 5 cubetti neri non l'abbiamo ancora fatto come azione, ma si ottengono facendo l'azione di questa, che è mescolare i tre colori secondari. E ogni cubetto nero che avremo fine partita saranno 6 punti vittoria. Mi sono fatto malissimo qua. Avete sentito che crack pazzesco ha fatto il mio cuore? Prendo 4. Oh, io. E di due nuovo. Posso mettere su e poi continuo. Ma c'ho l'età che avanza. Te sei messa molto bene. Però beh, lì 6 viola. Tanti, sono tanti 6 viola. Io figurati, sono 18.000 verdi. Vai. E faccio ancora l'azione di aumentaggio. E la faccio dando via due rossi. E arrivo qua. Come vedete, a metà del tracciato, in corrispondenza del secondo 6, qui, cioè questa casella, c'è un 6 soldi, che sarebbero 6 punti vittoria, oppure la possibilità di prendere un nuovo pittore. E io scelgo questa opzione, così ho un lavoratore in più. In alternativa si può prendere la coccarda corrispondente al tracciato raggiunto, la si mette qua col lato dei 6 punti rivolto verso l'alto, e sono 6 punti che si hanno a fine partita. Se si raggiunge la fine del tracciato, quei punti diventano 10 nel caso. Ce la puoi fare. Ce la posso fare. È un gioco delle pulci. Tocca a me che vado a dipingere. Posso dipingere 3. Uh-huh. 1, 2. 1, 2. E 3 me la metto nel frac. Nel frac. E okay. Ok, quindi la ruota continua a girare sempre solo di 1, perché non abbiamo ancora mai fatto questa azione, ma diventerà importantissima tra poco. Ok. E pizza. Io sono il primo. Io provo a lasciare di quello. Io lascio questo. Mi piaceva Little Tony. Eccoti, amore. E quindi iniziamo con un nuovo round. Io mi metto qui. Mi metto qui. No. Sì. Sì. Sì, sì. Mi metto. E io mi metto qui. Ok. Inizio io. E io parto prendendo 6 cubetti bianchi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quello anche non era brutto, ma 4, proviamo a fare sta cosa che ho visto che riuscivo a farla. Poi prendo 6 cubetti blu. Mi sa che butterò via qualche cubetto. Io vengo ad aumentare questo. Metto via 2 gialli. E aumento la tavolozza della mescolanza. Ok. Io vengo qua e compro una carta bonus. Pagando 4 cubetti bianchi, prendo questa. Le carte bonus, ci sono due modi per utilizzarle. Si può scegliere o di comprare tutte le carte che si vuole e utilizzarle immediatamente quando vengono acquistate, oppure di poterle, come giochiamo noi, di poterle acquistare e tenerle lì, però col vincolo di usarne al massimo una per ogni round. Però si possono anche usare subito, che è ciò che faccio io. La uso subito per fare la parte superiore. Questa carta mi permette o di fare mescolare un qualunque colore secondario o mescolare il nero. Io scelgo di mescolare un colore secondario. Quindi do via un rosso e un blu che fanno il, come tutti sappiamo, fanno il viola. Io ne prenderò 3 in base sempre al mio track. E questa è usata e finita lì. Ok, io ho ancora da mescolare il verde, quindi con un giallo e un blu mi arrivano 4 verdi. Se vuoi te li vendo, se tu mi vendi quei 3 viola io ti vendo i miei 4 verdi. E adesso questa azione qua, do via un verde, un arancione e un viola. Ho visto che riuscivo a farlo e l'ho fatto in barba a tutto il resto, perché te hai quasi finito la carta. E mi faccio il mio cubetto nero. Il cubetto nero vale 6 punti, non può essere mai speso né per fare i quadri, né per aumentare le track, né per niente. Non conta neanche nel limite dei 12. Sono 6 punti secchi a fine partita. Bravo. Adesso accade una cosa. Adesso avanza di 1. E questo freccina ha raggiunto la freccina prestampata sul tabellone, ovvero il tabellone ha fatto mezzo giro. Che succede? Come ci ricorda qua, vanno via tutte quante le carte bonus.
e tutti quanti i dipinti che si scambiano in questo modo ne entrano di nuovi. Bisogna fare molta attenzione che non vadano via quelli che in realtà ci interessano noi, come mi è capitato un sacco di volte. Dicendo, ma sì, il prossimo giro la prendo. E no, va via. Pazienza. Mm. Ok. Poi si contano i cubetti. Si contano i cubetti, io ne ho 2000. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Non l'ho controllato prima, 2, 4, quando 6. Finiva il round controllava di non avere 850.000 cubetti, 10, 11, 12. Secondo me... Ok, tanto più 850. No, ma li ho presi tutti prima. Ho preso i blu, ho preso i bianchi, ho un sacco di roba da buttare. Ho preso i viola. Ho preso Scegli cosa tenere. Scelgo cosa tenere. Potrei tenere quello. Allora, fare i viola non mi interessa di sicuro. Fare gli arancioni. Diciamo che dipingo, va. Sai che dipingo. Non è che sia proprio, cioè ne dipingo uno, il pennello è bloccato. Vai. Vado me? E allora io a sto punto smetto di dipingere e vado lì. Allora. Perché te sei lì. Te non manca mica più tanto. Due rossi e sei viola, il viola te li fai tutti adesso. Questa. E questa. Ok. Prego. Già che diventi tu la prima. Dipingo. Spostiamo questo arancione qua in mezzo che mi fa tanta simpatia. Vai. Quando si dipinge, non l'abbiamo detto, ma possiamo anche usare cubetti bianchi. I cubetti bianchi sono dei cubetti jolly, però ogni cubetto bianco che abbiamo usato per completare un quadro ci varrà meno 2 punti alla fine della partita. Perché quando completeremo un quadro tutti i cubetti ritornano in riserva e lo giriamo. Avessimo usato dei cubetti bianchi, glieli lasciamo sopra la carta per ricordarci di ciò. Ok, io di nuovo do via un arancione che non solo più uno, sono un cretino fatto e finito. Non potevo mettere un... che cretino, volevo farla due volte. Volevo... Vabbè, basta. Addio. Addio, buonanotte. Ho mangiato... perso 6 punti. Cioè, poi... oppure fatto prima... cioè... Stop. Non parlo più. Allora, io do un rosso. E un blu, un rosso. Upla. E prendo... 5. Infatti. Io allora copio questa spendendo 2 rossi. Avanzo qui. Divento primo giocatore e prendo bianco. E io di nuovo spendendo 2 blu. Oppala, avanzo. Ok. Allora, primo giocatore, passa a me. Brava. Giriamo la ruota. Di uno. Di sì. Uno spezio. Questo torna qua. Questo torna qua. Questo lo lasciamo qua. Che faccio io? Oltre a fare pena, pietà e anche un po' schifo. Questo. E sei tu che inizi? Brava. Sì. Quella è bloccata, quella... Metto lì. Aspetta, non ho contato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Allora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Devo buttarne 2. Scusate. Allora, ci teniamo d'occhio. Aspetta.
Aspettiamo, aspettiamo. Tanto la gente a casa non è che si sta annoiando a guardare noi che fissiamo il tabellone in silenzio, no no. Ah, saloppa. Va bene, brava. Questo. Tocca di nuovo a te che forse lo mi... Tocca di nuovo a me perché questa è l'ultima e io, allora, lì, ok, lì, ok. E devo... E quindi tu blocchi. O muovi di due. Chissà quale cosa farai. Io potrei... Non potrei, ma se vuoi... Che cavolo faccio? Le. Allora... Chissà, vediamo. Aumentiamo. Vediamo che succede. È aumento. Ok. Io prendo... 7 cubetti bianchi. Madosca. 3, 3, 6 e 1, 7. Ops. Questo non è più in gioco perché se capita una cosa così. Dipingo. Brava. 4, quindi 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Lo tieni bloccato per dipingere di nuovo il prossimo giro. Forse. Boh. Via. E quindi ritorno in riserva. E ruotandolo troviamo delle bellissime ninfee di Monet. Qual era dei due? Manet faceva le ninfee. Monet faceva la gente seduta sui prati, forse era lui. Ok, io vengo qua e spendendo 6, 4, 5, 6 cubetti bianchi mi prendo questa. Questa mi dà la possibilità, la userò subito, di aumentare... due dei miei tracciati di uno spazio oppure uno dei miei tracciati di due spazi e io scelgo di farlo qua, così lo completo, arrivo al fondo e ho la possibilità di prendermi la mia coccarda del tubetto di tempere fino che verrà a 10 punti vittoria alla fine della partita. Ok, prego. E io ho questo qua che gira dopo e io ma prendo ancora, ancora... e perché? Perché tu hai fatto due azioni. Ah, qua e poi ne ho uno in più. Sei tu la prima. Prendo ancora 8 gialli e 8 rossi, che poi butterò via. Facciamo che inizio a prendere 4 e 4, perché mi sa che dovrò buttare via tutto. 4 e 4, perché sarebbero 8 e 8, eh. Poi adesso si controlla se ne ho più di 12. 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Già così ne ho in abbondanza e butto ancora un bianco e va bene così. Ok, quindi... Quindi, adesso Vale si era piazzata qua, quindi la ruota non girerà di uno spazio, ma potrebbe scegliere di tenerla ferma o di farla girare di due spazi. Sta ferma. Congrats, The Gun. Ecco, io volevo farmi l'arancione e non potrò farlo. E lascio. Quindi, refiliamo qui. Si può solo dipingere, praticamente. Speravo in un qualcosa che mi desse l'opportunità di tu beccare... Chi lasci? Chi lascio? Lascio te per questa cosa che hai fatto, lascio quello là che mi fa prendere carte a caso. E tanto te adesso, Jack, te ora l'hai finita la partita. Quindi io non posso più farmi cubetti neri, non posso finirmi sicuramente dei quadri e non c'è nient'altro che mi dà punti. E allora che posso fare? Niente, schifo. Facciamo così, giusto per... Perché sto dicendo che Vale finirà la partita? Perché Vale dipinge. Si prende dei viola, può mettere in là quattro cubetti che sono quelli che le mancano e quindi chiude la partita. Essere il primo giocatore da qualche punto fine partita? No, spareggia in caso di parità di punti, mi sembra di ricordare. Chi ha più cubi sopra le sue carte dipinto già davanti a sé, qualcosa del genere. Ok. In caso di ulteriore parità, chi ha più... Boh, lo controlleremo perché non c'è un vuoto in questo momento. È raro capitare in pari punti come... Boh, io vengo a copiare qualcosa che stai studiando. Ciao, sì, certo, tanto io faccio cagate. No, potevo un, due, tre, niente, no, non mi sarebbe cambiato comunque. Allo. E io ho ancora un omino mi metto qui. Perché se il primo giocatore spareggiasse almeno ce l'ho io. 5 viola qua, 1, 2, 3, 4, 5.
Io non so neanche perché mi sono messo là, onestamente, perché non ho cubi bianchi, ma va bene. E guarda, prendo questa perché secondo me riesco a farla in fretta. Vai, va. Dipingo. Dipingo. Dipingo 4. Non è rosso! Che scema, l'hai dato via! L'hai dato via per fare il viola! No! Ma io potevo accorgermene! Due! Potevo accorgermene! No! No, ma dai, Vale! No, no, io ho buttato lì a cazzo i miei omini! Ho buttato malamente via i miei omini! Oh, aumentiamo, ragazzi, il pennello! Con due, sì, bianchi! Io ti copio che aumento il pennello! Butta via cose che poi magari ti servono, eh! Il viola non ti sono più niente! Però magari che sei stata poi stupida. Mamma mia. Non avevi neanche un bianco da metterci sopra per chiuderla. No, no. Ma va bene così, va bene così, dai. Io aumento ancora il pennello, dando via un giallo e un rosso. Questo è il primo giocatore. Divento primo giocatore e prendo un cubetto bianco. E questa gira di uno scatto. Come vedete, guardate attentamente cosa fa l'avversario, perché non è detto che... Io tipo ho detto, ah sì, ormai è finita, Vale al rosso, eh? Ma non ho visto che lei rosso avrebbe dovuto darlo via. Quindi per colpa mia Vale ha sbagliato la sua giocata. Ed era tutto un piano malefico per farla ferla. Quindi quella ha ruotato di uno. Siamo a posto, devo lasciare lì un omino. Intanto inizio a togliere questo che tanto non so. Io lascio su questo. E sono il primo. Vale, mi sa che magari ti batto. Vai. Te ne fossi accorta, pigliavi un cubetto bianco o pigliavi dei rossi prima? Amore. E avevi vinto, perché avevo già anche contato i punti, invece così ho vinto io, pensa. Pensa quanto sono bravo a vincere senza accorgermene. Quella, niente, non arrivo più a fare altri punti allora. Posso fare così. Mi serve qualcosa? Non mi serve niente. Vai. Qua era da rifillare le mie inutili cose. Ho distratto Vale a tal punto da averla fatta perdere, secondo me. Vai, tesoro! Non è detto. No! Conteremo i punti tra un attimo. Non ha mica perso. Ma dove Vale se ti... Dai! Ma non va, aspetta! Metto fretta. Comunque il primo giocatore non conta niente, sono sicuro. Poi ok. Allora, però tanto non posso dipingere. Non ho cubetti bianchi per prendere in quello. Allora non hai... però allora dura comunque ancora un giro, perché io non la chiudo la partita. Ma dove Vale? Che ansia che mi stai mettendo. Io sto continuando a fare azioni del cacchio. Senti, io mi butto qua e compro qualcosa da lì per svuotarlo. Vai. Anzi, scusa. Vabbè. Potevo fare un'altra cosa. Falla, falla, dai. Puoi farla? Io inizio a fare questo. Do via un giallo e un rosso e prendo tre cubetti arancioni. Allora, io vengo a prendermi quattro rossi e va bene, va la pipì. Poi prendo 8 cubetti bianchi. 4 e 4, 8. No, no, non è scontato, questo. Questo un casino. Mi, no. Mi aumento qua e mi vengo a prendere la coccarda. Ciao Valentina. Ciao Ballantini Dario, che ci segui sempre. Ciao. Io faccio ancora un cubetto nero, dando via questo, questo e questo. E dovevo usare di più l'abilità prima di Diva. E io che ho cubetti bianchi. No, veramente. Guarda, mi prendo. Ho slungato la l'agonia. Mi prendo questa che potrò usare in un turno successivo. Non me ne sono proprio. Massimo 12 cubetti. Ora butta via tutti i rossi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Perché i neri non si contano. Sono a posto, questo gira di uno. E si refilla qua.
Questo lo tolgo. Peccato che non ho i verdi e non ho i viola, e i verdi non li posso fare. E non ho neanche cubi blu, e va bene. Scegli tu quale da siare. Quello lì è bloccato. Quella lì sono due, tre volte. Uno, due, tre. Non arrivo a farmi la coccarda del 6. Lasciamo. Ma sì, mi blocchi lo spazio. Tanto io non arrivo più a fare niente. Il massimo che posso fare è fare tipo tre volte questa, perché questa purtroppo è bloccata. Potrei farla tre volte mettendomi qua, copiandola e ricopiandola, però farei solo 1, 2, 3 e non arrivo a farmi la coccarda del 6. Guarda, visto che è, io provo a farlo, ma... Se ora la chiudi... mi togli via anche il co... Ciao. Ciao a tutti, è stato bello giocare con voi, ma... Vai. Ci non sono più io, Todd, dipingo. Dai, vado a dipingere un po' di e completi quel quadro, bravissima. Ma io dipingo due giri quando io che dipingo che c'ho i cubetti bianchi, però faccio talmente tanti meno punti meno due, che sì. A parte tre, quello non lo completo comunque. Io solo 5 cubi bianchi. Io potrei fare l'azione dipingi due volte, quindi al massimo mettere 6 cubi e quindi niente. Quindi comunque non finisco nessun quadro. Niente, non arrivo in nessun modo a strapparti un punto qualsiasi. Prendo 8 blu, che sono fondamentali in questo momento della partita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blu. Io ti copio l'azione là. Io faccio questa, dando via 2 blu. Avanzo qui. E questa non la posso fare. Esco scemo. Dovevo fare. Vabbè, ma non cambio più niente. Uso questa mia carta bonus fondamentale per copiare questo omino in piedi e dipingere. E voglio dipingere. Guarda, queste tre posso dipingere. Facciamo 1, 2, 3. Non ho neanche roba per dipingere. Va bene, va. Tristezza. Ancora... Ah sì, faccio degli arancioni. Non ho più già. Vabbè, rinuncio a quell'azione e rinuncio a questa azione, dipingo questi due. No, dipingo quelli. No, che ti vale meno 2 punti se metti il ah, ma non, sì, non l'ho completato, quindi non conta. E niente, i punti. Sono triste. E i punti. Allora, arrivati quindi. Vale innescato la fine della partita, è finita la partita. Come si calcolano i punti? I punti dei quadri che abbiamo completato ci danno i punti scritti in basso, quindi vale ai 24 punti, io 0. Ogni cubetto nero che abbiamo vale 6 punti, io quindi ho 18 punti e vale 0, siamo 18 a 24. Le coccarde che abbiamo preso, io ne ho una da 10, quindi io sono 6, 12, 18 più 10, 28. Vale 6 a 24 più 6, 30 punti. Meritata, perché potevo chiuderla. Ma va bene, due turni, cioè ho allungato la partita di due turni senza rendermi conto. Oh, che fatica! Ho rischiato veramente di perdere per una svista. Ma è guarda. Chissà perché quando vinco io non c'è mai il telecomando. No, lo stavo guardando nei cassettini per della. Fare tutto là. Stavo guardando nei cassetti, ma non lo vedo. Comunque, i coriandoli bastano. Coriandoli. Bravo, Valentina. Vabbè, dai, basta. Sono rimasto malissimo, sì. Cioè, non è giusto. Questo è Couleur de Paris di Monde de Montmartre. Non è scritto di colori, così non ci giochi mai più. E basta. No, adesso faccio il marrone. Tutti con il marrone, cacca, come sei te. Ok, basta. Ma è vero, se mescolavi tutti i colori a scuola ti veniva quel sempre grigio marrone brutto. Tutti i colori danno il marrone. Va bene, comunque, basta. Niente, questo è quanto con tutte le spazio. E beh, è molto bello, peccato che Valentina è in un periodo in grande forma e allora non mi fa piacere i giochi che giochiamo, però è bello, a me piace molto comunque questo Couleur de Paris. Comunque, mi raccomando, per non perdervi tutte queste belle partite, iscrivetevi al canale.
attivate la campanella per avere le notifiche delle nostre belle facce che vi compaiono per dire ehi c'è un gameplay, ehi c'è un vlog. Io dico che deve essere veloce sul finale. Beh, iscrivetevi, mettete like, attivate le notifiche, commentate. Commentate scrivendo Rats the Gun è uno di noi. E seguiteci anche su Facebook e su Instagram, dove trovate un sacco di contenuti esclusivi che qua sul canale non vedrete mai e poi mai. Noi vi ricordiamo che qui a Casa Giullari si gioca per giocare. I giullari vi salutano e che il gioco sia con voi.